Buonasera a tutti, benvenuti in questo Trading Live. Io sono Luca Di Scacciati, oggi sostituisco Riccardo Zago che è in vacanza. Do il benvenuto a tutti quanti quelli che si sono collegati e saluto anche le persone che vedranno poi questo Trading Live in differita, in versione registrata. Bene, vi ricordo che come al solito avete a disposizione la chat con la quale potete parlare con me, potete scrivere se avete qualche domanda e come di consueto quando vado a sostituire il buon Riccardo Zago, un attimo che chiudo la porta, che l'avevo dimenticata aperta, dicevo come ogni volta in cui vado a sostituire Riccardo. Ne approfittiamo per fare una sessione un po' diversa dal solito, dove appunto andiamo a cercare di vedere quelli che sono un po' i trend di medio-lungo periodo per capire quali sono un po' le operazioni più promettenti nel medio-lungo termine, che poi, come sa chi mi segue, è un po' il time frame sul quale oramai da tempo opero io, sul quale mi concentro, quello diciamo che mi dà un po' più di soddisfazioni. Bene, Mattias, buon pomeriggio anche a te, ben arrivato, ben collegato. Allora, di che cosa parliamo oggi? Beh, chiaramente di mercati di trading, ma la primissima cosa che vi volevo far vedere è proprio questa situazione estremamente interessante che si è venuta a creare su GBP USD. Perché vi voglio parlare di GBP USD? Perché è proprio uno degli strumenti finanziari che ho nel mio mirino oramai da qualche settimana e ci tenevo a farvi vedere come veramente osservando il grafico e veramente osservando come anche sono posizionati gli altri trader, in maniera molto semplice possiamo fare delle operazioni estremamente profittevoli. Infatti, in questo caso, GBPUSD proprio da poco, da pochissimo, ha passato in maniera violenta al livello di 1,35, che è un livello estremamente importante, perché se andiamo a vedere appunto il livello dove è posizionato, ci accorgiamo che è un livello estremamente importante proprio perché per ben 1, 2, 3 e 4 volte, solamente in questa porzione di grafico, è stato un livello dove i prezzi hanno subito un ritracciamento, addirittura in alcuni casi come questo, un violentissimo ritracciamento. Cosa sta succedendo però di diverso questa volta? Sta succedendo che i trader sono posizionati quasi tutti short. E questa è un'indicazione estremamente valida sulla quale io non smetterò mai di picchiare il ferro, perché ancora troppe volte ci sono persone, ci sono trader che non guardano questa indicazione. E questa indicazione è un'indicazione estremamente importante perché ci dà un vantaggio competitivo clamoroso. E tante volte qualcuno ci dice: "Ah, ma voi consigliate questa piattaforma del broker Kimura perché avete l'accordo?" E io dico a tutti: no, non è così. Noi abbiamo fatto l'accordo con Kimura perché ci hanno dato questa piattaforma. Noi abbiamo voluto questa piattaforma perché ci sono diverse cose all'interno di questa piattaforma che hanno migliorato di brutto la nostra operatività. E una di queste è proprio il sentiment trading, perché avere sempre sott'occhio e a costo di risultare noioso, io veramente lo ripeterò a vita, avere sempre sott'occhio questa percentuale ci dà un vantaggio competitivo incredibile rispetto agli altri trader. Ok?
Mattias mi chiede, a proposito di sentiment trading, vorrei avere delle conferme su NZD USD dove sono moltissimi short e io al contrario. Adesso andiamo a vederlo, Mattias, assolutamente. Metto qui la tua domanda, ma ci tenevo a farvi vedere questa situazione proprio perché, guardate, andando a vedere proprio il grafico, possiamo anche mettere un grafico settimanale, giusto per vedere, anzi è importante mettere un grafico settimanale perché ci permette di andare a vedere proprio quelli che sono i livelli importanti su un grafico, andare a vedere quello che è il possibile trend. Che cosa vediamo? Guardate che cosa sta succedendo su questo grafico. Io ne approfitto ogni volta quando posso fare il trading live, proprio perché mi permette questa occasione di entrare un po' più nello specifico di quella che poi è veramente l'operatività pratica. E in questo caso, che cosa voglio farvi vedere? Beh, voglio farvi vedere come, andando semplicemente a fare dei semplicissimi ragionamenti, noi possiamo trarre delle conclusioni estremamente importanti. Ora, guardate qua. Questa qui è la trend line corretta che unisce i massimi chiaramente del 2014 con questo massimo successivo che troviamo nel 2019. Qui che cosa abbiamo? Qui abbiamo la rottura al rialzo di questa trend line, il conseguente ritracciamento su questo livello e l'inizio di un trend rialzista. Quindi qui già noi sappiamo che dopo anni di ribassi siamo all'interno di un trend al rialzo. Guardate, abbiamo anche la conferma guardando quelli che sono proprio i massimi e i minimi crescenti all'interno di questo chart. Ok? Che cosa succede a questo punto? Noi sappiamo che con grandi probabilità siamo all'interno di un trend rialzista e sappiamo anche benissimo che quando c'è un trend rialzista i prezzi non è che girano a caso, i prezzi vanno a sbattere letteralmente tra i supporti e le resistenze. Quindi noi qui abbiamo un trend rialzista in atto che è appena svoltato, una resistenza barra supporto estremamente importante. Eccola qui, questa fascia, e un'altra resistenza estremamente importante qui. Quindi noi solamente guardando questo grafico, ripeto, solamente guardando questo grafico, sappiamo che con buone probabilità i prezzi di GBP USD arriveranno qui, arriveranno su questo livello di 1,42. Ok? A questo punto però, cosa serve sapere? Chiaramente non possiamo entrare a caso. Entrare a caso ci esporrebbe a dei rischi estremamente alti, a meno che non avessimo soldi infiniti. Di conseguenza, quello che dobbiamo fare è semplicemente spostarci appunto su un grafico di più breve respiro. In questo caso, vedete, il grafico è sempre lo stesso. Questo è lo stesso grafico che abbiamo visto prima, ma su un time frame giornaliero. Ok? E molto semplicemente andiamo a capire quella che è la situazione, sempre anche in questo caso dei supporti e delle resistenze. Vediamo anche in questo caso chiaramente la rottura della trend line, vediamo il ritorno sul punto di rottura, il rimbalzo di nuovo sulla trend line e l'inizio del trend rialzista. A questo punto, negli scorsi giorni, noi che cosa abbiamo detto, soprattutto al webinar del lunedì di 2 giorni fa? Abbiamo detto, guardate ragazzi, che sulla debolezza GBP USD è da comprare proprio perché sono tutti short, quindi quello che succederà è che molto probabilmente i prezzi continueranno in questo trend rialzista attratti da questo livello estremamente importante che vediamo qua in alto. Che cosa è successo? Abbiamo avuto delle giornate molto negative con i prezzi che sono tornati appunto nell'area di 1,33, 1,3350 e da lì sembra che si stiano riprendendo. Importantissimo sempre capire questo, ovvero
quale è il trend di un determinato grafico, e questo lo vediamo appunto guardando i grafici con time frame, per esempio settimanale. Dopodiché ci spostiamo su un grafico, appunto magari giornaliero, dove andiamo semplicemente a trovare dei livelli di supporto e di resistenza che ci permettano appunto di entrare nella direzione del trend principale, supportati da il sentiment trading, che in ogni momento ci dice cosa stanno facendo gli altri. E anche in questo caso, a costo di ripetermi infinitamente, ma essere dalla parte contraria rispetto alla gran parte dei trader è un qualcosa di vincente che paga assolutamente. Ok? Andiamo a vedere NZD USD, così per rispondere a Mattias. NZD USD, andiamo al time frame settimanale. Ok, e qui che cosa vediamo? Beh, vediamo una situazione anche qui molto molto interessante. Perché? Beh, perché lo possiamo vedere proprio da qui. Andiamo a ridimensionare il grafico in modo tale che ci sia appunto, ecco qua. Abbiamo anche qui una bellissima trend line rialzista, scusate, ribassista che è stata rotta. Abbiamo anche qui il ritorno sui prezzi e qui siamo all'interno di un appena nato trend rialzista. E infatti, guarda caso, sono tutti short. Quasi l'80% dei trader è posizionato short. A questo punto, chiaramente, se siamo già all'interno della posizione, bene, ci godiamo i profitti e li porteremo avanti, ma dobbiamo decidere sostanzialmente due cose. Uno, dove chiudere questa posizione e, chiaramente, se non siamo ancora posizionati al rialzo, dove possiamo posizionarci al rialzo? Ok? Andrea dice: un ritorno a 0,69 sarebbe perfetto per un acquisto. Beh, sarebbe veramente perfetto per un acquisto. In area 0,69 sarebbe ottimale. Perché? Perché lo vediamo qui: un acquisto in area 0,69 è davvero ottimo. Perché? Perché abbiamo questo triplo massimo. 0,69 è un livello proprio estremamente chiave dove i prezzi difficilmente poi scenderebbero. Però andiamo a vedere un attimino se c'è qualcosa di più interessante e direi che insomma, se andiamo a zoomare sul grafico giornaliero, ci accorgiamo che i livelli più interessanti, guardando il giornaliero, sono posizionati a 0,67, di conseguenza sono più in basso rispetto a 0,69 e quindi personalmente terrei assolutamente valido il livello di 0,69. Prima non entrerei perché non ci sono particolari livelli, compresi tra il prezzo attuale e 0,69, che mi facciano pensare che ci possa essere appunto un rimbalzo o comunque una continuazione del trend al rialzo. Rimarrei assolutamente qui posizionato in attesa degli 0,69. In questo caso, ragazzi, importantissimo, in una situazione normale di parità, quindi con un sentiment trading 50-50 più o meno, o 60-40, insomma, una situazione non particolarmente squilibrata, avremmo potuto fare anche un'operazione di breve con target appunto questo livello. Ma con una situazione di questo tipo estremamente, estremamente sbilanciata, non facciamo nessun'operazione short, perché ragazzi, mettiamoci in testa che essere sempre contrario rispetto alla massa è quella cosa che nel lungo periodo ci farà guadagnare soldi con il trading. Ok? Andrea mi dice che 0,69 è il livello 50% di Fibonacci. Andiamo a vederlo perché è interessante come cosa.
Immagino da dove però. Ah sì, beh, chiaramente potrebbe essere qui. Insomma, non so da dove, adesso che casomai Andrea ce lo dice molto volentieri, andiamo a vederlo. Lorenzo mi dice: scusa Luca, ho richiesto il vostro indicatore sulle trend line, puoi far vedere al volo come si usa per favore? Guarda, c'è un video apposta. Te lo faccio mandare, anzi, scrivi per favore nella chat di investire.biz e chiedi di mandarti quel video. Ti dico la verità perché io quel tool so che in tantissimi lo usano perché è molto comodo, ma io personalmente non lo uso perché preferisco tracciarle a mano. Mattia, sì, ho visto da poco il tuo webinar sul sentiment trading. Bene, quindi tra tool e range indicator sono entrato ieri. Perfetto, bravissimo. Hai fatto benissimo proprio perché comunque dopo 3 giorni di ribasso in questo modo, sicuramente interessante, non c'è un livello così eclatante, quindi diciamo per stare un attimino più tranquilli si può assolutamente aspettare 0,69 qualora ci arrivasse. Ecco, se tu sei entrato su H1, chiaramente hai una visione del mondo un po' diversa. Detto questo, ragazzi, dove può arrivare questo trend? Per capirlo, andiamo sul grafico settimanale e lo vediamo praticamente al volo. Dove può arrivare? Perché? Perché semplicemente l'abbiamo detto prima, una volta rotto un massimo precedente, in questo caso, appunto i prezzi rimbalzano tra i supporti e le resistenze. E in questo caso è molto probabile un ritorno appunto in area 73-80. Ok? Quindi stiamo parlando di una potenziale operazione da 400, 500, 400 pips, estremamente interessante. Ok? Estremamente interessante. Probabilità assolutamente a favore che questo scenario avvenga. Tenete presente che i supporti e le resistenze non sono solamente un ottimo livello dove entrare, ma devono essere utilizzati anche come livelli per uscire, quindi dei livelli da utilizzare come target. Ok? Perfetto. Luca parla di Facebook, dopo andiamo a vedere sicuramente anche Facebook. E invece c'è Giuseppe che dice uno short su USD CAD. Andiamo a vedere subito l'USD CAD. Dove? Allora, la primissima cosa che vediamo è che qui abbiamo una situazione quasi di parità, perché 57% sono long, i trader 43% sono short, quindi non abbiamo un'indicazione particolare. Cosa significa non avere un'indicazione particolare? Beh, significa tendenzialmente che il trend in atto ha delle buone probabilità di continuare. Quindi in questo caso, cosa significa questo? Beh, significa che palesemente siamo di fronte ad un trend ribassista. È molto probabile che con una situazione di questo tipo ci sia un ritorno verso appunto questo minimo. È interessante come operazione? Beh, cavoli, direi di sì, perché stiamo parlando di un prezzo che si trova in area appunto 1,2860. Abbiamo un minimo in area 27,20, quindi stiamo parlando di oltre 100 pips di operazione. Ok? Anche in questo caso possiamo semplicemente andare a vedere che tipo di operazione possiamo fare. Andiamo prima di tutto a vedere quello che è il trend un po' più di ampio respiro e qui vediamo appunto che siamo su una zona di rimbalzo molto importante, ma che in maniera estremamente improbabile rimarrà questo minimo
ancora invariato, nel senso che è molto più probabile che ci sia un ritorno dei prezzi su questo minimo, qualora poi dovessero tornare i prezzi a salire. Quindi sicuramente andare sul grafico, per esempio, a 4 ore ci permette di capire quello che potrebbe essere un punto di ingresso short. Un punto di ingresso short per questa operazione potrebbe essere questo massimo precedente, ok? Quindi estremamente estremamente interessante questa cosa perché? Perché appunto qui abbiamo i prezzi che si sono avvicinati su questo livello con una candela estremamente violenta. Con altrettanta violenza i prezzi sono stati rimandati indietro. C'è stato un nuovo tentativo qui. Diciamo che, vista la situazione generale, se i prezzi dovessero tornare a 1,29, potremmo tranquillamente inserire un target, cioè scusate, un ordine pendente appunto in area 1,29 e posizionarci short. Con target 1,27,21 sarebbe un'operazione veramente interessante da quasi 200 pips, quindi molto molto interessante. Short, ovviamente. Yuri è entrato a 29,07, beh, direi perfetto, dato che questa operazione sarebbe short da 1,29,08, quindi assolutamente un'operazione ottima. Con davvero un potenziale di guadagno estremamente interessante. Cioè, però vedete, ragazzi, con quale naturalezza e con quale semplicità andiamo a fare queste analisi. Cioè, vedete che poi l'unica cosa che bisogna fare è avere pazienza, ok? Se poi volete vedere, andiamo a vedere, per esempio, come siamo messi con eventuali divergenze con i nostri indicatori, con lo speed e lo speed derivato. Beh, in questo caso vediamo che andiamo a vedere sul grafico giornaliero come vediamo la situazione. Anche in questo caso abbiamo assolutamente, lasciamo solamente lo speed base. Vediamo anche in questo caso che abbiamo un'indicazione di continuazione del trend. Perché su questo minimo non abbiamo delle divergenze, assolutamente, non abbiamo divergenze tra prezzi ed oscillatore, di conseguenza questo ci fa capire che è molto probabile che questo sia un trend destinato a continuare a scendere. Ok? Molto molto semplice. Tra l'altro, visto che vi ho fatto vedere lo speed base, questo indicatore, vi ricordo che tutti i nostri corsi, compreso la fisica applicata alla borsa, che è il corso dove spiego appunto questo indicatore, con il buono sconto Natale, tutti i nostri corsi hanno il 30% di sconto. Quindi, se volete informarvi ed imparare una speciale strategia di trading, o appunto volete informarvi sul trading intraday, insomma, i corsi sono tanti sul nostro sito. Ricordatevi anche che abbiamo quelli specifici sugli investimenti, in particolare con gli ETF, che sono il modo più, diciamo, efficiente per investire il vostro denaro, molto molto interessanti, qualcosa assolutamente da fare parallelamente al trading, ok? Luca mi chiede come si fa ad avere lo speed. Molto semplice, Luca, facendo il corso La fisica applicata alla borsa, che è il corso appunto dove spieghiamo com'è costruito, perché è stato costruito e come utilizzarlo, ricevi chiaramente anche l'indicatore. Quindi con il buono sconto Natale, appunto, lo puoi avere col 30% di sconto se vi volete fare un regalo di Natale, che è tra 2 giorni. Bene, 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 bene. Voglio andare assolutamente sul titolo Amazon. Perché? Perché è un titolo sul quale appunto mi sono espresso molto
ultimamente, che devo dire ci si sta, a mio avviso, preparando ad una risalita importante, secondo me. Prima di tutto, sui titoli lasciamo perdere il sentiment trading, perché appunto sui titoli tendenzialmente sono tutti posizionati al rialzo, quindi non è corretto utilizzare il sentiment trading sui titoli. Luca, sì, assolutamente, dopo vediamo anche Facebook. Questa azienda è estremamente interessante perché è molto probabile che, con tutto quello che è successo nel mondo, questa azienda a fine anno riporterà per l'ultimo trimestre dei risultati semplicemente eccezionali. Ok? Quindi vediamo un pochettino dal punto di vista tecnico che cosa sta succedendo. Sta succedendo qualcosa di estremamente interessante. Anche qui, chiaramente non avendo a disposizione il sentiment trading in questo caso, abbiamo a disposizione però i nostri indicatori. E che cosa ci dicono i nostri indicatori? Beh, ci dicono che già da tempo i prezzi e l'indicatore stanno andando in maniera identica, stanno funzionando nello stesso modo, hanno lo stesso trend. Non ci sono divergenze tra l'oscillatore e il prezzo. Questo significa una cosa sola, ragazzi: quando indicatore e prezzi vanno dalla stessa parte, significa che il trend in atto è un trend sano destinato a durare. Quindi quello che sta succedendo qui, ovvero questi prezzi che si sono incagliati all'interno di questo triangolo, a mio avviso non sono nient'altro che un preludio a quello che con buone probabilità succederà appunto da qui a fine anno, ovvero un prezzo di Amazon che continuerà nella sua salita, un prezzo di Amazon che porterà l'azienda, una delle aziende più grandi del mondo, a valere ancora di più rispetto a quello che vale oggi. Ok? Perché dico questo? Perché dal punto di vista fondamentale Amazon sta vivendo un periodo magico, proprio perché il coronavirus ha creato tanti problemi e Amazon ha la caratteristica di essere riuscita a risolvere parte di questi problemi attraverso appunto i suoi servizi, attraverso la possibilità di comprare online. Insomma, è assolutamente un titolo che ha risolto dei problemi e il mondo l'ha premiato attraverso appunto un titolo che ha davvero guadagnato tantissimo e dei clienti sempre più affezionati. Quindi quello che sta succedendo qui lo vediamo proprio dall'analisi grafica, dall'analisi tecnica. Il trend è sano. Andare a mettersi short su questo titolo potrebbe essere davvero un suicidio, e quindi se mettersi short potrebbe essere un suicidio, mettiamoci long. Ok? È assolutamente qualcosa di estremamente interessante. Luca dice: poi ora con il taxi autonomo Amazon volerà. Non so se i prezzi più alti di Amazon saranno merito del taxi autonomo. So però che Amazon è un'azienda che ha tutte le carte in regola per continuare a prosperare in futuro. Andiamo a vedere il titolo Facebook. Ecco qua, Facebook. Allora, è estremamente interessante anche qui la situazione, anche se dal punto di vista tecnico, appunto, il titolo sembrerebbe essere un pochettino più debole rispetto ad Amazon. Perché dico questo? Perché se andiamo a tracciare appunto una trend line, ci accorgiamo che qui c'è stata una rottura della trend line. Questo cosa significa? Beh, significa che è
è possibile appunto che il prezzo subisca ulteriori ribassi, anche perché, ragazzi, guardate una cosa, la differenza con l'indicatore su Amazon. Qui abbiamo avuto una divergenza che ci segnalava appunto che poteva essere finito questo trend. Quindi non è escluso, non è assolutamente escluso che Amazon, che Facebook possa continuare a scendere e magari tornare in area 240-230 dollari per azione. Proprio perché vediamo che su questo titolo ci sono stati degli eccessi, ci sono stati dei appunto diciamo sì, degli eccessi perché sono stati segnalati appunto dal nostro grafico, ok? Dal nostro grafico e dai nostri indicatori. Rimane comunque un'azienda estremamente interessante, estremamente importante per il lungo termine, assolutamente uno dei cavalli. Sul quale puntare, però attenzione perché mentre Amazon sta accumulando e appunto sì, Amazon aveva una situazione simile a questa sugli indicatori, ma quindi compressione, ma con una struttura grafica solida, pronta ad esplodere verso l'alto. Nel caso di Facebook potremmo avere qualche piccola sorpresa negativa e negativa tra virgolette, perché nel caso appunto di un trend al ribasso andremo semplicemente a comprare le azioni meglio, però lo vediamo qui, cioè se io provo a disegnare appunto questo pezzettino, ci accorgiamo come effettivamente potrebbe essere semplicemente una continuazione al ribasso di queste settimane precedenti dove già abbiamo dei massimi e minimi che cominciano ad essere decrescenti. Abbiamo anche un avviso da parte del nostro indicatore, di conseguenza, massima, massima, massima attenzione su questo titolo. Vediamo. Mattias mi chiede: io ho delle posizioni da 272, quindi meglio incassare la perdita di investire in altro al momento. Mattias, la risposta è dipende. Tu hai comprato le azioni di Facebook per il lungo termine oppure hai comprato le azioni di Facebook per fare del trading? Nel momento in cui tu mi rispondi che le hai comprate per far trading, dove hai posizionato lo stop loss? La risposta è sempre dipende, che le hai comprate a fare? Anzi, se hai un microfono, Mattias, che ti faccio entrare in live, così se hai voglia ci spieghi co cosa ha mosso il tuo volere su queste azioni. Vediamo un pochettino. Se riesco a farti entrare, vediamo, vediamo. Ho provato a abilitarti il microfono. Vediamo. Prova a vedere se hai un microfono. Mi sa che non hai un microfono. Peccato, peccato. Peccato, non hai un microfono. Comunque, puoi risponderci anche via chat. È un'operazione di trading quella che hai fatto oppure hai voluto comprare per il lungo termine questo titolo? Aspettiamo che Mattias ci risponde, così da capire bene. Perché è importante sempre sapere quello che andiamo a fare prima di farlo, perché altrimenti ci troviamo in una situazione di questo tipo che, vista un'analisi diversa dalla nostra, che magari ci convince,
dobbiamo cambiare versione. Semplicemente, se andiamo a fare trading, dobbiamo sapere prima ancora di comprare il titolo, prima di comprare il titolo, appunto, se è un qualcosa che possa davvero, insomma, prima di comprare il titolo, sapere dove uscire. Mattias dice più per il lungo, però avendo un capitale ridotto farei più trading per aumentare quello. Allora, prima di tutto è importante avere bene le idee chiare, perché comunque Facebook è possibile che a fine anno barra gennaio riporti, come abbiamo visto in altre occasioni, dei risultati estremamente interessanti, quindi attorno al mese di febbraio, che possano far salire il titolo. Però da qui a febbraio, diciamo fine gennaio, inizio febbraio, c'è un mese, quindi può essere che in questo mese ci sia un calo dei prezzi. Luca dice però vederlo sembrerebbe simile ad Amazon come semicompressione. Assolutamente è simile ad Amazon, come abbiamo detto prima, però ha una struttura estremamente più debole. Questo non significa che Facebook crollerà e fallirà. No, sto dicendo che probabilmente da qui al prossimo mese potrebbe subire dei ribassi più importanti rispetto ad Amazon. Ok? Bene, 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 bene. Io direi di andare a vedere, di andare a dare un occhio a euro-dollaro, che è estremamente importante in questo momento. Perché? Perché si sta posizionando veramente in maniera molto molto interessante. E guardate un po', anche qui abbiamo una situazione estremamente rialzista, perché abbiamo questa rottura di questa trend line che addirittura risale al 2007, bellissimo, veramente il massimo, l'inizio di questa trend line risale al 2007. E qui abbiamo assolutamente dei target molto molto importanti. Quindi, anche in questo caso, se andiamo sul grafico giornaliero, possiamo trovare dei livelli estremamente interessanti, estremamente importanti. E nel caso di euro-dollaro, appunto, a mio avviso, già anche da questi livelli si può cominciare a comprare. Perché? Perché siamo talmente vicini a 1,2460, che per inciso sono oltre 200 pips dai prezzi attuali, che è improbabile che i prezzi non ci vadano. Anche qui abbiamo quasi il 70% dei trader posizionati short. Ok? E quindi diciamo che per quanto i prezzi potrebbero anche avere degli storni sotto 1,20, ma secondo me sono abbastanza improbabili, diciamo che un ingresso potenzialmente scaglionato da qui appunto a 1,20 sarebbe una cosa intelligente. Non credo che i prezzi vadano fino a 1,20, quindi comprerei già adesso, e qualora i prezzi, come penso, cominceranno a salire, quando poi ci sarà debolezza, andrei ad incrementare la posizione. Molto, molto, molto semplicemente, ragazzi. Interessante. Qualcuno ha qualche altro cross valutario sul quale andare a fare un'analisi? Qualcuno ha qualcosa di interessante? Nel mentre pensateci, che io vi porto a vedere il gold. Ecco qua, gold, ragazzi, estremamente interessante. Vi faccio anche vedere una cosa molto bella. Perché? Perché sul gold gli istituzionali stanno tornando a comprare. Questo è appunto il chart con le posizioni degli istituzionali. Qui abbiamo un ritorno estremamente interessante degli acquisti sul gold. Questo, per chi non lo sapesse, è il Cot Report, è uno degli strumenti, secondo me, migliori per imparare a capire il mercato. E lo trovate in questo corso Big Banks, che vi consiglio, se non l'avete fatto, fatelo, perché davvero vi fa capire tantissime cose del mercato. Anche in questo caso abbiamo il coupon Natale, quindi lo potete avere scontato. Anzi, vi mando il link, che per chi seguirà la
la registrazione troverà in descrizione. Quindi vi mando un attimo solo chat, eccolo qua, ve lo mando in chat, ragazzi, perché secondo me davvero ne vale tanto tanto la pena di fare questo corso. Detto questo, appunto, abbiamo gli istituzionali che stanno tornando all'acquisto, abbiamo un trend assolutamente al rialzo. Serve un po' di pazienza, ragazzi, perché sull'oro tenete d'occhio il sentiment trading. Ragazzi, quando c'è una maggioranza di trader posizionati short, compriamo a man bassa, perché sono anni, anni che quando gli shortisti, diciamo, sono in maggior numero, il gold comincia a salire in maniera violenta. Vi faccio vedere anche il grafico giornaliero perché è estremamente interessante, anzi ve lo faccio vedere di qua che è più pulito. Eccolo qua. Qui possiamo attuare una strategia molto molto semplice, ovvero possiamo attendere la rottura di questa trend line perché, come sappiamo, molto probabilmente i prezzi faranno una cosa di questo tipo. Faranno una rottura, ritorno e inizio di trend. Perfetto. A mio avviso, dato che siamo in questa situazione, è molto probabile che i prezzi ritornino qui. Se l'oro dovesse fare dei nuovi minimi, ragazzi, questo è un buy allucinante da fare. Ok? E se dovesse esserci i prezzi su questo minimo con gli shortisti in maggior numero, ragazzi, vendete i figli e mettetevi long sull'oro. Ok? Ovviamente sto scherzando, però per farvi capire come funziona. Ok. Il gold l'abbiamo visto, perfetto. Andiamo a vedere USD CAD, ma l'abbiamo appena visto USD CAD, mi pare. Ah, no, aspetta. Ah, no, sì, certo, l'abbiamo visto prima USD CAD, l'abbiamo già visto. Era questo qui. Un attimo solo che lo riscrivo così almeno non incasino i grafici, io faccio sempre un disastro con i grafici. Sì, esatto, l'abbiamo già visto prima. Il silver, Luca, guarda, è praticamente similissimo all'oro, quindi ti dico la verità, io lo guardo ma poco perché in questo periodo mi sto concentrando sull'oro. Io sono long da 1857, conviene aspettare ancora o vendere, prendere profitto e aspettare un ribasso per poi comprare? No, Matteo, se sei già long sull'oro, puoi mantenere la posizione. Anche in questo caso dipende perché hai fatto questa posizione e qual è la tua strategia. Però in linea di massima, se sei già entrato bene, non è assolutamente una posizione da chiudere. La puoi tranquillamente tenere e magari incrementare. Esatto, molto interessante appunto questa posizione per sfruttare il trend, diciamo il rally di fine barra inizio anno, perché come abbiamo visto al webinar del lunedì di settimana scorsa, sull'oro proprio a cavallo della fine dell'anno comincia un trend estremamente interessante che poi continua appunto nel mese di gennaio e febbraio. Questo è un trend che abbiamo visto esserci davvero spesso, quindi ci sta assolutamente. Quindi teniamolo d'occhio o la rottura della trend line, oppure se dovesse scendere un pochettino, ben venga. Ok? Bene, ragazzi, io direi che per oggi ci possiamo salutare qui. Ci vediamo la settimana prossima al webinar del lunedì. Sì, esatto. Webinar del lunedì e poi trading live, chiaramente sempre la settimana prossima andremo ad approfondire ancora qualche argomento interessante. Buona serata a tutti, buon trading.